Sua maestà tiene circolore? Sì. Dove sono gli altri? Stanno venendo. Non lo so. Ah, ecco Maria. Maestra, mi perdoni se oso rivolgermi alla maestra vostra senza essere annunciato. Che cosa è successo? Gli ospiti ungheresi sono stati insultati da Sua Altezza l'Arciduchessa Sofia e vogliono tutti abbandonare il palazzo. Ma che succede? Adesso te lo diciamo. L'Arciduchessa Sofia ci ha insultati e Andro ci vuole che disertiamo immediatamente in ballo. Maestra, questo sarebbe un grave colpo per la nuova politica di amicizia fra i due paesi. E come potremmo evitarlo? Professore, la prego, mi lasci sola. Maestra. Che cos'hai, Sissi? Ti vedo così pallido. Franz, perdonami se ora faccio una cosa che è contro il cerimoniale di corte spagnolo, però lo faccio per te e per il tuo paese. Che cosa vuoi fare, Sissi? Ma questo non è concepibile, contessa. Lo so benissimo, ma è l'espresso desiderio di Sua Maestà. Allora, un momento di attenzione. Per desiderio imperiale, la scelta alle dame. La scelta alle dame. L'hai voluto tu, Franz? No, io. Colonnello, presenti al conte Andrasch il mio invito a ballare. Agli ordini, maestà. Io non ho davvero parole. Ma cosa ci sono tutti fare? I nostri compatrioti? Sì, certo. Ma scusate, non dovremmo congedarci da Sua Maestà? No. Lo sì, scopo è giusto. No, no, non sono d'accordo. È giusto lasciare il palazzo, ma con educazione. Ma sì, ha ragione, sono d'accordo. No, 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 no. Facciamo come ha deciso Andrasch. Usciamo immediatamente. Vabbè, scusate, un momento. Conte Andrasch, Sua Maestà la invita per il prossimo ballo. Io credo che questo omaggio dell'imperatrice sia molto più grande dell'offesa di sua suocera. Dobbiamo restare. Contessa Caroli, inviti Sua Maestà a ballare con lei. Volentieri. Posso accompagnarla da Sua Maestà? Prego, colonnello. E tu non hai una parola da dire? Non conosco le ragioni, Mamon, che hanno mosso Sissi verso questo comportamento. Ma dovrebbe essere ormai ovvio che tutte le sue azioni io le approvo. Maestà, posso avere l'onore di questo ballo? Ma certo. Perché mai? Santo cielo! Che è successo? Un attentato? L'imperatrice è svenuta, Altezza. Cosa? Cosa dice il dottore? Non lo sappiamo. È ancora da lei. Per quale ragione sarà svenuta? Di certo, Sua Maestà sarà caduta da cavallo. Ma io l'avrei saputo. Sono sempre stata con lei. Quando l'imperatrice è andata a cavallo, lei non c'era. Per me è appendicite. Sua Maestà ha sempre lamentato qualche doloretto. Io sono convinta che l'unica ragione del suo stato è l'arciduchessa Sofia. Non dovremmo informare Sua Maestà che il dottore è ancora da lei? No, l'imperatore non può essere disturbato adesso. L'ambasciatore russo è in udienza da lui. L'imperatore deve prendere gravi decisioni che potrebbero condurre alla guerra. L'archiatre è ancora da Sua Maestà? Sì, Altezza Imperiale. Eh già. Sto molto male, signore archiatra. Non credo proprio, Maestà.
Solo andare a cavallo per un certo tempo, maestà, dovrà purtroppo evitarlo. Gran sacrificio. Dovrà comunque compierlo, maestà. Mi ha danneggiato molto sinora. Danneggiato? Oh, no, no, no. Ma qual è il mio male, allora? Sua maestà è in stato interessante. No. No! Sì, maestà. Oh, dottore! Caro dottore! Che meraviglia! Dottore! Ma che cos'è questa follia? Franz, ho molta urgenza di parlarti. Vogliano scusarmi, eccellenze. Sì, sì, che cosa è successo? Franz, c'è un bambino in viaggio. Sì, sì, è proprio vero. Certo. Ma dici davvero? Davvero, davvero. Trovatemi giù. No, no, non stringermi. Non stringere. Ora dobbiamo fare molta attenzione. Franz. Max! Max! Sì, cara. C'è una novità. E cioè? Ah, è una cosa meravigliosa. Avanti, che cos'è? È da Vienna, da nostra figlia. Da Sissi? Sì, dai, dai, dai. Sì, si aspetta un figlio. Congratulazioni, sei quasi nonno. Oh, evviva, siamo vecchi. Che cosa è vero? Mamma, è vero quello che ci ha detto Thomas? Cosa, che quest'anno la cicogna va da Sissi? Ah, quel Thomas ha proprio la bocca come una fontana, eh? Ebbene, bambini, è vero. Se Dio vorrà, in primavera sarete tutti zietti e ziette. Urrà, e allora io divento uno zio. Certo. Io una zia. Ma certo, anch'io? Anche tu, ma certo. Altezza reale, mi permetta di esprimere i miei più sinceri auguri. La ringrazio molto, Thomas. Mi porti una bottiglia di champagne, dobbiamo bere a questa bella notizia. Subito, altezza reale. Adesso basta, bambini, si va a dormire. Thomas? Sì, 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 portate a letto tutti questi zii e zii. Subito, buonanotte, amore. Buonanotte. Buonanotte, tesoro. Da bravi, bambini, buonanotte. Buonanotte. Speriamo che sia un piccolo erede al trono. Se potessi somigliare a Sissi, preferirei che fosse una femmina. Però non credo che Franz la pensi così. Già. Come sono felice. Sì, è vero, ma queste sono quelle gioie della vita che sembrano anche volerti significare che stai diventando vecchio. Già. E malgrado questo, mi sembra passato soltanto un giorno da quando, quella volta, la vigilia di Natale, mi facesti il più bel regalo che abbia mai ricevuto. Sissi. Non era una vera delizia. Anch'io ero molto orgogliosa del mio Gesù bambino. Anch'io. E ora anche lei presto sarà una madre orgogliosa. È un maschio. È una principessina che mi rende tanto felice. Ma quanto sareste più felice se fosse un principino ereditario? Ah, muoio dal desiderio di vedere la piccola. Sì, anch'io, io... Ecco, avete sentito? E con molto piacere che vi presento la più giovane principessa. Proprio come Sissi, i capelli, gli occhi, gli stessi. Max, Max, dammela un momento, ti prego. Lascia almeno con gli uomini. Un momento, anche le orecchie sono di Sissi, tutte e due.
Oh, Max, insomma, vuoi farmi impazzire? Sì. Avanti, fammela vedere, avanti. Sì, dammela. Ma per un momento solo, ci sono dei dettagli che devo ancora vedere. Non è un tesoro, ma guarda bene questo bel nasino, proprio come quello di Sissi, eh? Il rostro. Il rostro. Hanno già deciso un nome per la piccola? Ah, Sissi, chiaro. No, mio figlio e io avevamo già stabilito che se fosse nato un maschio si sarebbe chiamato Rodolfo. E se invece fosse nata una femmina, ciò che purtroppo avevo previsto, si sarebbe chiamata Sofia. Spero che tu non ti offenda se non la battezziamo Ludovica. Io? Proprio no. Comunque Ludovica non è certo un bel nome. Beh, si può dire lo stesso di Sofia. Qua devo dargli ragione. Da quando in qua senti così bene? Io? Come? Ah, devo averglielo letto sulle labbra, è chiaro. Molto strano. Bambini cari, la vostra nipotina è stata battezzata coi nomi Sofia, Anastasia, Amalia, Elisabetta, Francesca, Stefania, Carolina, Maria e Giovanna. Ma perché ha tanti nomi? Ci vogliono. Bisogna ricordarsele tutti. No, basta che ti ricordi Sofia. Senti, Thomas, le cicogne stringeva forte nel becco la piccola Sofia. Sì, certo, ma lei non ha sentito niente. Quando la cicogna ha portato me non ho sentito niente nemmeno io. Oh. Io sì. Sì, certo, tutto. Tra qualche giorno il vostro papà e la vostra mamma saranno con voi e già non vediamo più l'ora di rivedervi tutti. Allora papà e mamma ritornano. Sì, sì, certo. Non è una delizia? Oh, è una meraviglia. Maestà, è già tardi per la visita al nuovo asilo infantile. Vengo subito. L'imperatrice! L'imperatrice! Buongiorno, caposala. Oh, maestà. È un vero coro di saluti. Oh, sì, maestà, piuttosto rumorosi. Quanto hanno i suoi piccoli protetti? Oh, sono un po' diversi, maestà, vanno dai 2 ai 4 mesi. Questa è una femminuccia. Che cos'hai? Quanto pesa, sorella? 5 chilogrammi, maestà. Pesa più della mia. La mia, però, è più giovane. Oh, carina. Ha fame il moschietto, piano. Vorrà la poppata. Oh, ma sta, l'ha già avuta l'ingurto. È abbondante. No, grazie. Credo che pianga per divertimento. Oh, buono. Sei una signorina? No? Avete visto con quanto orgoglio dice di no? A te non diremo nulla, dormi troppo bene. Buon appetito. Ti piace il ditino? E questo è proprio un maschietto, sì, eh? Sì, certo. Oh, tu hai sonno. E come si chiama? Eva. Eva. Ciao. Dormi bene. Che carino. Peccato che sua maestà non sia qui. Anche a lui piacciono tanto i bambini. Sì, sì. Dove potevo trovarti se non al tuo tavolo? Da dove vieni? Ho visitato un asilo infantile. Ti è piaciuto? Era un incanto. Con tutti quei bambini, erano uno più bello dell'altro. Uno era piccolo così. Oh, no, 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 no. Beh, allora non più di così. Però come la nostra non ce n'era una. Questo non c'è bisogno di dirlo. E l'asilo com'è? Mi è sembrato molto pulito. Solo l'ambiente non è molto allegro. Vedi, Franz, in quei posti dovrebbe esserci molto, molto sole. Hai ragione, darò ordine che in futuro si preveda anche questo. Bene, però adesso andiamo a vedere la nostra. Certo. Andiamo. Non facciamo rumore, forse sta dormendo. Silenzio.
com'è mia figlia?